Bella raga, oggi siamo di nuovo qui per un'eloquendata su Nitro Fueled. In questa puntata speciale sarà protagonista Polar. Ovviamente gareggiamo nella sua pista e ovviamente il caricamento dura quando un rutto che dura 10 secondi di tempo, ma che due palle. Che vergogna, Capon che è impaziente di attendere il caricamento perché dura a lungo, io gli darei l'ergastolo. Ma porca di quella bottana sborrata in culo per ore e ore omino, sono passati soltanto 22 secondi di video e già mi scassi la minchia. Ora passiamo la voce al nostro protagonista che fa parte di questa speciale puntatozza loquendosa. No vabbè dai, magari potremo aspettare fino a mezzanotte, non c'è problema. Ma che sorpresa, gareggerò proprio nella mia pista, sarà una sfida contro il mio rivale Pura, se vinco come premio mi spettano dei pesci di alta qualità. Ho già l'acquolina in bocca, non vedo l'ora, ma adesso devo concentrarmi a vincere questa gara. E no stupido orso nano, te lo puoi pure scordare, non te lo perdonerò mai per aver cagato sotto il mio castello ergastolante, mentre stavo facendo esperimenti genetici verso quel coglionazzo di Crash, per rendere mio generale ergastolante, ma peggio per lui, si è schierato dalla parte di quella mascherinone coglione, e ho fatto pure la rima. E sapete una cosa? Se vinco io questa gara, vi meritate tutti l'ergastolo! No, omino merdoso, per ascolare la tua vocina da checchina scopina sono caduto nel vuoto, ma rimortacci tua e di chi ti ha fatto nascere con sofferenza, coglione, quando uno scappa scappa, non potevo mai trattenere il mio bisogno di cagare, hai una faccia da pirletto, faresti meglio a ritirarti che sei solo un misero poveretto. E questa rima ci stava, tiè, beccati questo omino. E comunque che vergogna, io ho la skin da pagliaccio, io mi darei l'ergastolo. Ma che razza di skin mi hanno dato? Gli darei l'ergastolo a chi l'ha creata. Non ci posso credere, che Polar sta sfrecciando velocissimo, mentre io ce sono ultimo mi sto sentendo una pipa. Ero quarto poco fa, che paglie. Scusami mio caro Pura, ma questa gara è mia, e sto gareggiando anche nella mia stessa pista. Se non vinco sono fottuto con le mie stesse mani. E posso pure morire di fame senza pesce. Mi spetta un bel premio, voglio un pescione bello grande grande che se lo vedi svieni solo a guardarlo. Tanto sei così scarso, che mentre manovri il tuo kart, si ribarterà e cadrà in un burrone. Cazzarola, nella Ensan Trilogy non mi sono ancora scontrato con Crash, devo ancora avere la resa dei conti con quel minchione con un cervello da gallina, mentre gli facevamo il lavaggio del cervello, gli è uscito che 1+1=3. Ma che razza di coglione, non sa manco che cazzo è la matematica. È come chiedere a un gelataio di ordinare un cioccolatino sciolto d'estate al posto del gelato. E mentre discutivate di cose che non c'entra con la gara, vi sto facendo mangiare la polvere a tutti. Oh sì, 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 godo come fottuto topo elettrico in calore. No, aspetta, in questo gioco i topi elettrici non esistono, siamo su Crash, non su Pokémon. Ah, fottuta TNT, se scopro chi è il bastardo che l'ha piazzata gli ficco una bella suppostona atomica che sarebbe il dildo esplosivo volante nel suo buco del culo. Che vergogna, Polar che gode come un topo elettrico in calore. Io gli darei l'ergastolo. E sono pure terzo, mannaia chi so io! Fai silenzio stupido omino maledetto, so che uno di voi ha tentato di trollarmi con la TNT, per sicurezza piazzo la mitro, e ti fotti! Penso che mi rifarò in un'altra gara, ormai è andata, a sto punto faccio il tifo per te Polar. Vai, fai mangiare la polvere a quel maledetto omino che ti ha ergastolato ingiustamente sul fatto che hai per sbaglio cagato vicino al castello ergastolante. Ma ammalatevi, perché state gareggiando nell'Alaska, che probabilmente stanno facendo massimo 10 gradi sotto zero. Io vi metterei in quarantena. Mutsuna ragazzi, ci mancava solo l'omino del coronavirus a grattugiarmi le palle da orso polare. Spiegami come fai a metterci in quarantena se improbabilmente il Covid c'è in Alaska e poi stiamo gareggiando probabilmente in Antartide, altro che Alaska. Non vedo l'ora che un giorno il virus sarà estinto, non voglio saperne più niente di questa storia. Intanto sono primo e sto facendo mangiare la polvere a quel mentecatto dell'omino. Tiè, assaggia la sconfitta e goditi il terzo posto. Sfigato. Non cantare vittoria troppo presto stupido orso merdoso, ci sono ancora 3 giri da completare. E se vinco io vi meritate tutti l'ergastolo.
L'omino del Covid dovrà solo andarsene a fanculo. Come si permette di rubarmi il mio lavoro da ergastolatore? Dopo questa gara, se vinco io ergastolo anche lui. Ma ammalati, perché vuoi darmi l'ergastolo? Io ti metterei in quarantena. Basta! Avete rotto tutti e due? Mentre parlate vi sto stracciando, omino preparati a baciare il mio fondo schiena da orso nano, che come dice Sir Daniel Fortescissimo nell'universo di Nebraska, lo prenderei nel culo. Ora basta tutti e due omini del Covid e dell'ergastolo. Manco una cagata in santa pace, si può fare in una cassa cessifera. Se non la smettete, vi faccio mangiare un pannolone ricco di strizzata di elefante mandato da grande fumo direttamente dall'universo di Ultraloquendo Fan. Ecco, pensando a loro, la diarrea si sta intensificando, mortacci vostra, ho un mal di pancia terribile, aiaia. Spero di trattenere le mie cagate che fanno invidia alla supernova di Sephiroth, altrimenti scateno il pandemonio, altro che pandemia. Glia le dette di cotte e di crude signora Kuaku, magari per un attimo adesso l'omino non parlerà, sarà scioccato per quello che ha sentito. Ma adesso ora tutta birra. Anche se a me la birra non mi piace, a me piacciono i pesci, ne vado ghiotto, dai che si vola verso la vittoria. Mentre gareggio facendo mangiare la polvere a quello sfigato dell'omino canto una bella canzoncina. Luca era gay, ma adesso sta con lei. Solo che l'ex della lei scoprì che Luca se la chiavò malissimo, ed erano cornute mazziate, e alla fine a me me pass mank pocas vogliò. Ma che cazzo c'entra questo con la gara? Ti darei l'ergastolo solo per questo. Ma vaffanculo, sono quarto, e per giunta Capone non continua ancora la serie Loquendo della Ensign Trilogy di Crash, perché è a corto di battute mongole da inserire per paura di fare una serie troppo identica a quella di Doom. Darei l'ergastolo divinatorio. Ragazzi, prima di concludere questo video, Loquendo volevo dirvi una cosa, è vero, sono stato idiota a prendere le battute di Doom e inserirle nella mia serie. Volevo fargli soltanto un omaggio nella serie Loquendo, beh un bel tributo a lui, continuerò la serie, ma cercando di inventarmi delle battute nuove. Che vergogna, sei già arrivato all'ultimo giro. Io ti darei l'ergastolo. Basta. Siamo all'ultimo giro, ora taci omino che tra poco assaggerà la sconfitta. Non vedo l'ora di ricevere come premio tanti bei pescioni belli buoni buoni buoni. Ho già l'acquolina in bocca. E saranno talmente tanti che svengo dall'eccitazione. Speraci tanto, mentre io ho già recuperato di posizione. Sono terzo, se arrivo primo come già detto prima, vi meritate tutti l'ergastolo. E sarò il governatore ergastolatore che comanda il mondo. Un giorno vi inchinerete a me e dovete solo baciare i miei stivali. Sarete miei schiavi per sempre. Pensavo di essermi liberato della tua presenza una volta per tutte. Stai ancora farneticando sui piani della conquista del mondo. Mentre invece ogni piano che inventa, fallisce sempre. Quindi io ti considero un fallito, ma anche uno sfigato. Sta per finire la gara. Prepara il biglietto a solo andata verso via dalle palle. E ho finito di beccarmi la nuvola di Fantozzi in testa. Meno male che sono ancora primo. Dai che si corre verso la vittoria. Sì, ho vinto. Baccami il culo, mino di merda.